L'amico Sergione ci ha portato questa mattina una simpatica sorpresa, che è quello che sta suonando l'armonica, che sentite in sottofondo. Senti l'armonica? Senti, eh? Lasciamola andare ancora un pochino. Senti qua. Meno male che se ne sono andati. Mi fanno sempre aspettare delle ore. Scusi, ma io lei la conosco, ma lei è... Esatto, il Puma di Lambrate. Il Puma di Lambrate, Fabio Treves. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Tanti auguri, tanto per cominciare. Grazie, tanto carissimo. Per cominciare, auguri per ieri, ma auguri anche per il 7 dicembre e per dopodomani. Oh, mamma. Te li faccio con un po' di invidia, perché sta storia del Lambrogino, poi il tuo chitarrista, ciao Alex, me l'ha già spiegata la cosa, perché ieri ti hanno comunicato che hai vinto Lambrogino, che ti consegneranno Lambrogino. E ho detto, ma come, a Fabio sì e a me no? E lui mi ha detto, vabbè, ma dopo allora una certa età lo danno. No, dividiamo in due Lambrogino, Gino Lambro per gli amici Lambrogino. No, non lo sapevo questa cosa qua, è una dimenticanza colpevole. Assolutamente. Farò le mie rimostranze a chi di dovere. Buongiorno Sergione. Buongiorno, ci tengo a dire che io invece ho vinto, perlomeno sono stato nominato, credo mi verrà consegnato l'androgino d'oro. L'androgino. Perché sei un po' femmina. Sì, perché ho quella parte femminile in me che ogni tanto si rivela, quindi il comune è un premio meno noto, però c'è anche questo. Il famoso mal comune mezzo gaudio. Lui è. Bravo. Spieghiamo ai più giovani chi è Fabio Treves. È un bluesman, uno dei pochi veri, autentici, longevi bluesman italiani, che festeggia quest'anno il 40° anno di attività. Di attività, sì. Sono stato anche terzino destro assieme a te della Nazionale Artisti TV. Ma questa è una vergogna vabbè, su cui potremmo sorvolare. Sono partito nel 74, che come voi sapete era l'anno in cui andavano di moda il rock progressive con dei nomi strani, quella vecchia locanda, il balletto di bronzo. Sì. E io per la prima volta voglio confessare che volevo fare un gruppo con l'ex flautista Fossati, volevo fare i Delirium Treves. Sarebbe la prima volta che vi confesso una cosa del genere. E Ivano avrà accettato con entusiasmo. Io però ero un cocciuto e ostinato amante del blues e ho fatto fatica. I primi anni facevo fatica, perché cosa fai, blues? Ah, jazz, no, blues. E blues, jazz, la stessa cosa. Certo. Poi dopo sono arrivate anche delle belle soddisfazioni legate al fatto che molti musicisti non di blues italiani mi hanno chiamato per mettere l'armonica. Mm-hmm. In primis Elio Le Storie Tese, Branduardi, Cocciante, Celentano. Cioè dove c'è da mettere un'armonica, chiamano te. Tant'è che giri con una specie di archivio personale. Mostriamolo. Praticamente è un porta armoniche proprio. Non so dove sono qua, dove sono le telecamere? Non importa, datemi la telecamera. Ti seguono loro. È praticamente un beauty, un... dove ci sono tutte le armoniche, perché non è che ogni canzone ha una sola tonalità. Ogni certo. Con i nomi di quelli con cui ho suonato, sono tanti, Buddy Guy, tanti, non riesco neanche... Diciamo, quelli con dei nomi americani. Esatto. Tipo John Charlton. Sì, ecco, vedi quelli che conosco. Frankie Avalon. Quelli lì. Frankie Avalon esiste. Sì, Steven Qualler, diciamo. Qual è il posto più, come dire, appagante nel quale hai suonato? Beh, dopo Lambrate sicuramente Memphis. Memphis, eravamo sulle rive del Mississippi. È bello dopo Lambrate. No, vabbè. C'è un parallelo, no? E mi ricordo che lì abbiamo condiviso il palco con delle leggende come Johnny Winter, James Cotton, Peter Frampton. Un mio amico fa, oh, quello lì, guarda quello lì, dai, fammi una foto con quello lì. Dico, ma chi? Quello lì senza capelli, sì. Chi è? Peter Frampton. Io mi ricordavo invece Peter Frampton, che testa di capelli biondi ricci per tenere tutti i ricci. Bravo, Frampton comes alive. E poi dopo sono state tante rassegne organizzate anche qui a Milano. E quindi... E quindi domani sera... Giusto, il 29 novembre a Milano all'auditorium di Largo Mahler, però è tutto esaurito. Però per fortuna, per fortuna nostra. Mi dispiace per quelli che non sono riusciti a entrare, ma è così. La prossima volta, per il prossimo anniversario, che sarà, lo anticipo subito, nel 2017, per i 43vez. È un anniversario prestigioso, i 43 anni del Puma di Lambrate. Non te ne fai se scappare una. Non ne perdona una. Senti, visto che non ci possiamo essere domani sera, parlo anche dal punto di vista degli ascoltatori. Volete un assaggio? E visto che il blues sulla DJ suona molto poco, due minuti di blues, chitarra e armonica. Certo. Vai.
il treno. Ah, il treno di... No, il treno ciuccio. Lambrà, station de Lambrà. Però volevo sentire una nota un po' distonica, volevo sentire cosa ne pensa Pino Daniele di tutta questa cosa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Pino, sono il cantante Pino Daniele, tutta la mia vita ho inseguito il blues, ma a di novembre 2014 ho una rivelazione da fare qui. Il blues sarà bello e tutto quanto, ma a me mi ha rotto i coglioni. Ora suono nei One Direction e mi trovo molto bene. Tuttavia l'esibizione di Travis mi ha fatto tornare voglia. Voglia di blues. Mi rotolo dentro il blues. Mi cospargo di blues. Poniamo fine a questo riff infinito, altrimenti facciamo notte. Vogliamo ricordare quando è il concerto? Domani sera alle ore 21. Alle ore 21 al Teatro Streller di Milano. Tutto esaurito. O sold out innamorout. Basta così. Bravo. Grazie. Complimenti. Grazie a voi, ci vediamo tra 40 anni. No, ciao. fra tre. 43. Ciao. Ci aspettiamo. Ciao.